La risposta pastorale alle sfide migratorie contemporanee si deve articolare attorno a quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere, integrare. Lo ha precisato Papa Francesco incontrando in Vaticano i direttori nazionali della pastorale per i migranti, partecipanti all'incontro promosso dal Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa. Di fronte ai flussi migratori massicci, complessi e variegati che hanno messo in crisi le politiche migratorie fin qui adottate, il Pontefice ha rimarcato che essi rappresentano una nuova frontiera missionaria, un'occasione privilegiata di annunciare Gesù Cristo, di testimoniare concretamente la fede cristiana nella carità e nel profondo rispetto per le altre espressioni religiose. Pur riconoscendo le ferite lasciate dalla crisi economica, così come il disagio di tanti stati nel fronteggiare flussi di tale portata, Papa Bergoglio ha espresso preoccupazione per i segni di intolleranza, discriminazione e xenofobia che si riscontrano in diverse regioni d'Europa, una reazione di difesa da cui non sono esenti persino alcune comunità cattoliche. La Chiesa si è diffusa in tutti i continenti grazie alle migrazioni. Migrazioni di missionari che erano convinti della universalità del messaggio di salvezza di Gesù Cristo, destinato agli uomini e alle donne di ogni cultura. Nella storia della Chiesa non sono mancate tentazioni di esclusivismo e arroccamento culturale, ma lo Spirito Santo ci ha sempre aiutato a superarle, garantendo una costante apertura verso l'altro, considerata come una concreta possibilità di crescita e di arricchimento.